Benvenuti amici birrificatori alla prima puntata di Home Browning, la mia prima birra. Come sapete tutti, la birra è un carburante vitale per noi musicisti e quindi qual è la più grossa soddisfazione di un musicista? È farsi la birra in casa, almeno. Per me sì. Quindi io ho iniziato questa avventura e voglio condividere con voi fare una sorta di, diciamo, di diario del birrificatore in casa. Quindi oggi vi andrò a presentare il kit, l'anima portante di questa avventura, quindi il kit dove avremo tutte le strumentazioni per creare la birra. Quindi cominciamo subito. Allora, abbiamo un fermentatore da 33 litri, anzi due, perché uno appunto ci servirà per la fermentazione iniziale e il secondo ci servirà per il travaso, quindi per rendere, diciamo, il mosto più limpido, per evitare che ci siano troppi lieviti dentro. Quindi questi fermentatori sono dotati di termometro adesivo e di rubinetto. Avremo una confezione di malto maricato da 1,7 kg che va per 25 litri di birra. Avremo una provetta per l'assaggio, è giusto che ci sia la provetta, un densimetro molto importante perché ci servirà a vedere la densità della nostra birra e vedere quando sarà pronta, perché prima dell'inizio della fermentazione avrà una densità e dopo, quando sarà fermentata e sarà finita, avrà una densità diversa. Un gorgogliatore, una confezione di metasolfito di potassio che ci servirà comunque a lavare la strumentazione prima dell'incominciare della produzione della nostra birra, quindi è molto importante. Uno spazzolino lavabottiglie, quindi ci servirà appunto lavare le bottiglie dai residui che ci sono, quindi bisogna anche prendersi le bottiglie per imbottigliare, sennò la birra non si imbottiglia. Una capsulatrice a due leve, sì, che potremo anche sostituire con un'imbottigliatrice a capsule, però comunque ognuno decide. Dentro il kit trovate questo, c'è anche quelle con l'imbottigliatrice a capsule, però ognuno vuole il suo, ecco, c'è chi è più comodo con questo e chi è più comodo con l'altro. Una confezione da 100 tappi, il libretto di istruzione e le canne per il travaso del mosto e la canna per travasarle dentro le bottiglie. E alla nostra destra, come vedete, vediamo uno scemo che ci indica il nostro kit. Stai dicendo a me? No, amico simpatizzante, non sto dicendo a te. Bene, ora che vi ho presentato il kit, nella prossima puntata andremo a incominciare questa avventura, quindi andremo a sterilizzare tutte le nostre attrezzature e incominceremo a preparare il nostro mosto. Quindi vi invito a iscrivervi al canale, a seguirmi se vi interessa, ovviamente, a mettere mi piace e a condividere il video. Quindi vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!